You speak English? Yes. Sì o no? Signore, scusi, un saluto. Lavoro in cinema, ma va a capurne. E fa la canta. A tu, tu parco. Si prova. Basta poco e su cassai. Mentre gli altri fanno tutte queste cose istituzionali, noi facciamo la gente, giusto? Di dov'è lei? Araciosa! Ara... No, no, Maria, degli no! Come si chiama? Buonasera, signora, come si chiama? Pagliaccio Rosselli! E ci segue ogni volta, ogni quando ci segue? Sempre! Lei è la moglie? Ogni anno! La mamma! Ti vogliamo bene! Grazie! Ciao, zio tuo, ciao! Ciao, papà, e che c'è Luigi! Ciao, mamma mia, ciao! Arrivederla. Siamo in mezzo alla gente, la mia... ciao, un bacio ragazzi, andiamo, ne? Hanno fatto arrabbiare il topos. A te lo denuncio. Eh? Lo denuncio quello. E cosa denuncia? Il fratello. Ma deve fare il bravo tu. No, il fratello l'ha fatto quello là, maleducazione a Salimano. Gli hanno fatto spostare la macchina, Ma tu quando sei bravo? Quando sei bravo tu? A 10. Lui che chiama i carabinieri. Ragazzi, ma vogliateci bene, è un ragazzo di una bontà unica. Signorina scusi, possiamo, scusi. Guarda che bella, guarda. Cioè, facciamo vedere che Fuscaldo a me, anche c'ho anche le belle ragazze, belle signore. Non sono di Fuscaldo. No, appunto, dov'è lei? Benevento, ok, siamo vicini. Ah sì? Però ha sposato un fuscaldese, no? Sono di passaggio. Sa perché c'era, che ci sono io, giusto? Certamente. Che fa nella vita lei? È l'estetista. Appunto, estetista. Ciao, grazie davvero. Sfiguri, buon lavoro, buona serata. Certo. Verremo pure a Benevento. Come fa? Guardalo. Quando l'abbiamo in video, signora, allora tutti i giorni alle 15 sulla C canale 19 o la C.it. Perfetto. Ogni giorno alle 15, oppure tutta la programmazione che è sempre sulla C. Guarda come, guarda là un secondo. Scusi signora, che bel tutto cagnone, bene. Che bel cagnone, ragazzi. Ciao, grazie di cuore ragazzi. Allora, ci spostiamo, ciao, non è che bravo, fai il bravo. Buonasera. Allora, qua ci siamo già stati, andiamo dall'altra parte, buonasera. Polino? Allora, finalmente no, ti abbiamo trovato. No. Un saluto, come no? Un saluto. Hai coordinato questa grande serata bella. Diciamo che ha coordinato tutto il sindaco, perché lui tiene cura tutto in ogni minimo dettaglio. Ma ti è piaciuto il 2011 che abbiamo aperto noi? Come no? Tu. Poi siamo stati assenti, ma non perché poi lui è... Okay. Spieghiamo un minuto, vai. In che senso? Non mi ricordo. Manco io, quindi lasciamo stare. Ma è l'importante che siamo qua. Sì, zio Pino, a Fuscaldo sei sempre benvenuto, quindi... Grazie, di cuore. Quando veramente. Vuoi. Grazie per l'accoglienza, questo è il successo di questa grande serata. Sì. Bravi tutti. La riscoperta delle tradizioni attraverso un prodotto tipico come la Ricci. Quindi tu, come potete vedere, la gente ha risposto e bene. Questa è la prima serata. È la prima serata. Sono quattro serate e si conclude sabato. È un pezzo, cioè come dire... Chi l'ha aperto il 2011 questa serata? Zio Pino Gigliotti, quindi continuerà lui e stai tranquillo che ogni anno ci sarai tu da oggi. Ti voglio bene, veramente, grazie. Grazie a tutto il pubblico che ci segue, voglio bene. Senti, sì. Perché loro dopo ritornano qui. Sì, perché sai perché? Guarda che bella roba, guarda che bella prova, roba. Sai perché ritornano qui? Perché mi mangiato. Certo, ovvio. Mentre c'è posto. Per te pure quattro. Grazie davvero del cuore. Poi facciamo anche una... Niente, andiamone. Buonasera signori, torniamo da queste parti. Proseguiamo, ragazzi. Che festa è questa della lì? Che meraviglia! Buonasera di Fuscaldo. Ma che festa è questa? Una grandissima festa della Lici. Bravo, ragazzi, c'è un problema che è una cosa spettacolare. Andiamo verso gli stand. Ragazzi! Buonasera. È stato sorridente però. Frate mio, buonasera, come state? Benissimo. Buonasera. Sindaco, lei è un sindaco? Eh sì, io sono un sindaco. Ci siamo già visti. Rogiano, sì. Gravina. Bravo, Rogiano, complimenti. Gravina. Grazie, veramente noi faremo questa serata a Rogiano Gravina. Noi abbiamo anche una serata di spettacolo, se lei volesse.
potesse e fa, come no, ci facesse. Vediamo. Ci vediamo. Grazie, ci vediamo. Siamo dopo a cena, sì. Ci vediamo. Ci vediamo. No, io stasera purtroppo devo scappare subito. Vabbè. Però ci sentiamo magari. Grazie, per... Sulla Cica alle 19, tutti i giorni alle 15 e anche le nostre trasmissioni. Segua tutta la nostra programmazione. Io ti seguo. Grazie a te. Ti seguo. Grazie. Veramente. È bella. Ok, è bellissima. E poi sei bravo. Grazie. Perché sai coinvolgere a tutti. E questo è un fatto positivo. Non ho capito, scusi. Coinvolgi tutti, è un fatto positivo. La forza del praticamente anche il popolo, perché viene coinvolto anche nelle trasmissioni, è bellissima. È una grande cosa. Noi siamo persone popolari. La pensione popolare stanno col popolo, cioè con mezzo alla gente, senza veli, i veli ce l'hanno gli altri, noi siamo così. Vi aspetto a Roggiano il 15 e il 16 settembre. Ci sentiamo per te. Okay. Grazie sindaco. Un bacione, sì, hai ragione. Allora ragazzi, benedica. Chi è un bello piatto? Bravo. Allora ce ne va. Guarda che meraviglia. Buonasera. Allora, sai perché? Io il primo fidanzato, poi a dire che sono vecchio toro che fa. Noi, sì. Quindi anni, no. Ho capito, no. No, perché? Ci stanno aspettando. È morto qualcuno? Poi veniamo. Sicuro? Sì. No, allora no, è morto qualcuno. Guarda sempre dall'America, mio zio, le piace moltissimo. Di dove? Sì. Chicago. Chicago. Aspetta. Sì. Noi siamo stati tanti anni, il 2000 se non mi sbaglio, no, anche di me, anche da Turano. Sì, Turano, sì. Turano calabrese, da Merano. Questo signore Turano ha una grande azienda calabrese, ha chiuso una strada a Chicago, pensate un po'. Sì. Quindi lei ci segue, scusi un attimo. Lei sempre, ci segue. Sempre. Pino Gigliotti sulla C canale 19. Di cuore, grazie. Sì. Ciao belli. Cioè belli, scusi, no? belli. Di dov'è? Qual è bello? No, sono di Torano Castello. Torano Castello. Ringrazio gli amici di Torano Castello che mi hanno chiamato, grazie. Vi voglio bene, però. Affidate a persone serie, amici, non taglia niente. Torano è un bel paese, però quando chiamate poi dite sì o no, vi voglio bene. Bella gente a Torano. Questa è. E vi amo Torano. Ciao belle! Ah, che meraviglia, ma che meraviglia davvero. Guardi i sudori per Befarito, guarda. Ma come va abbrazzato questo capo? E come andiamo a abbracciare? Non va vita abbracciare. Ah, ma siamo innamorati. Ma sta. Da quanto tempo siete fidanzati? Oh, ne parliamo proprio. 9 anni. O state buoni con la capo nessuno. Abbiamo come il primo giorno. No, 9 anni no, ragazzi, non è possibile. E non vi staccate dalla mente. No, mai. Siamo innamorati, no, basta. Gli auguri, grazie. 9 anni ci vuole una pacienza, voglio bene, ragazzi. Coraggio, ci vuole una pacienza. Vi adoro, però. Possiamo farvi vedere, ragazzi? Da posso dire una cosa, la più bella è la canottiera, credo. E moglie mamma a cacciare. La canottiera è la più bella. Signore! Un saluto. Lei è di Foscano? No, sono napoletana. Napoletana. Com'è questa bella serata? È bella. Perché le signore i napoletani sono simpatici e si fermano tutti? Perché? Fate una domanda e datemi una risposta. Infatti ci sono due ragazze mia età. Chiamale. Mara, Sara, vieni. Sara. Sono del vieni. Posto e scappano, ma dico, Sara, Mara, venite. Io ti promuovo, vieni. Riscegno, vieni qua. Mara, guarda i napoletani, allora, che meraviglia. Tu sei del posto, No. Non sei del posto, ok, di dove sei? Di San Marco, ma io a Milano. Ah, a Milano, San Marco Argentano. Dopo Torano. San Marco Argentano, dei paesi meravigliosi, Torano, però forse ci chiameranno, ma che sto scherzando ragazzi, vi voglio bene gli amici. Allora, chiedete bene, ma che facete qua? Comunque è una bella cosa, un bel evento questo delle Alici, della fiera delle Alici. Chiama Sara! Complimenti. Basta poco! Domande se gli sono piaciute le Alici. Sì, ottimo, davvero, un bel festival. Esatto. L'anno scorso ero stato a quella a Cetraro, però che è differente, questo invece è molto più. Vabbè, anche a Cetraro fanno una bella festa, però anche a Cetraro. Me la dai una aliciuzza se zio tuo, dammi una aliciu! Ciao belle! Ciao ragazzi! Ciao! Allora ragazzi, vogliamo andare in questa. O facciamo gli stessi, guarda chi c'è qua. Guarda chi c'è qua. E musi pupo! R signore! Lavoro un cinema? Che ne sa? Non si lungo una sa. Lavoro un cinema?
vagabondi. Come state? Tutto a posto? Dove siete? In Luzio, sì. Tutto a posto? Che meraviglia. Come? Hai mangiato? Abbiamo mangiato. Che te ne frega, mai. La sciarpa da mezzo. Ti fa caldo. Vabbè, un altro che diceva, la sciarpa asciuga il sudore, lo volete capire o no? Ma asciuga il sudore. Ciao belli, ciao ragazzi. Guarda qua, guarda che meraviglia. Ma. Sì, venite, se mi chiamate sì ragazzi. Questo è il successo di Fuscaldo, ma fai vedere un po' questa grande gente che c'è. Possiamo venire? Se mi chiamate vengo, se no... che meraviglia. Guardate che meraviglia. Come state? Ma la mosca parla al telefono. RCU. Come stiamo? Fa caldo, fa un po' caldo. No, ragazzi, il caldo di oggi è una cosa incredibile. Dove siete? Sta la pascina. Perfetto. Non c'è la pascina. Questo qui asciuga. Allora, intanto mi piace la pascina, quindi... Ci sta. Allora, va bene? Okay. Questa qui, ragazzi, asciuga più cuoggio. È come una tovaglia, per non corrispondere. Però che ne parla nei mascoli, le ragazze ne capano. Mi piace la pascemina, però si può male, ci vai, vi amo. Ah, ciao ragazzi, divertiti. Tutti fidanzati, sì? No, ci sposiamo, vabbè. No? Sì, sicuro? Noi siamo fidanzati. Quando vi sposate? 11 maggio. Mi invitate? Come no? Dove vi sposate? Ma faccia, a quello che... Ma... grande, grande. Un matrimonio bello, verde. Guarda, va a faccia a posto. A posto. Vabbè. Mimmo Palermo suona. Grande Mimmo, grande Mimmo. Vi voglio bene, ragazzi, divertitevi. Sorridete che è stato. Mamma mia, c'è il curumus di Samanella. A posto. Il 23 novembre. Il 23 faremo questa serata sul lungomare di Paola. Ringrazio il sindaco di Paola Perrotti per questa bella iniziativa e per ricordare il fratello per Francesco. È giusto. Quindi venite ragazzi. Siamo in palo, venite. Un bacione, ciao. Sì, ragazzi! Guarda chi c'è là! Presidente, aspetta, un secondo, in diretta, aspetta. Sindaco! Mentre voi. Ma che grande cosa! Allora, ragazzi, in breve diretta stiamo vogliendo vedere qual è il vero protagonista. E la gente che viene a casa, questo il grande Orlandino Re. Un saluto. Dico la telecamera. Un saluto a tutti quanti. Devo dire, è un'iniziativa molto bella. La gente si diverte, c'è gente da tutte le parti. E questo lo facciamo vedere. Perché... Infatti qua siamo stati ore e ore a salutare perché c'è gente da tutte le parti. Mi fai fare anche un saluto ai tanti miei concittadini che sono qua di Castrolibro, che sono tantissimi. Quindi saluto a tutti i cittadini calabresi, ai cittadini Fuscaldo e anche ai cittadini di Castrolibro che sono i miei compaesani. Grande consenso, grande successo, lo diciamo sempre tanti anni, un giovane imprenditore della politica. Giovane una volta, giovane una volta. Quando ho iniziato a fare il sindaco avevo 28 anni. Però io sono stato sempre un tuo fan, la verità. Questo è vero e ti ringrazio, Perché un grande oratore, delle belle idee e queste comunque si vede. Il grande successo, il grande consenso. Grazie, saluto. Ci vediamo dopo. A dopo, grazie. Guarda. Ma che poi vieni presidente a Chiappo, vieni. Mimmo Fammartè. Come stai? Lui fece il grande salto di giovanissimo da assessore allo sport quando andammo dalla C1 in B. Sì, l'88, l'anno 1988, fu la promozione storica del Cosenza in Serie B. Beh, si ripete dopo 30 anni, no? Quindi Mimmo, una cosa bella, noi ci ricordiamo una serata a Reggio Calabria. A Caolone. Rocella Ionica per l'esattezza. Ma lì Martino, la cucina quindi... è molto bella lì a Rocella Ionica. Dovremmo farla rimpatriata. Gli amici sono questi, ragazzi. Arriveremo noi a mangiare lì, fra poco. Arriviamo, sempre. Grazie. Allora ragazzi, che facciamo? Io un attimo ho voglio acchiappare, presidente, però. Ma tra il serio e il facente, diamone. Vieni qua. Dove sei? Io lì dove sono? Faccio il tuo stesso lavoro. Ah, come no? E come no? Io già
Ma grande, ci siamo messi poco fa, ci siamo messi. Ci siamo visti quando caldo. Fa proprio caldo, lavorare con questo caldo non è semplice, ma ci siamo riusciti. Bravo. Ragazzi, quello che dico io. Vabbè, ma non esagerare, capisco che è un navigatore, però le stai in giro, forse ti ha amato. No, siamo stati con lei. Sto scherzando. Allora, ti posso dire una cosa però, ragazzi, tra colleghi, volete bene, vogliatevi bene. Assolutamente sì. Noi ci siamo mai conosciuti? No, ci siamo conosciuti stasera qui ad Alice in Festival. Rispetto ed educazione e si va avanti. Grazie. Ovviamente. Complimenti a lei. Grazie. Grande Lucio, vieni, ti vuole bene, eh. Andiamone. Ma se sei qui con me, il mondo non c'è, c'è una galassia e si va. Si va, si va, ma dove si va? Chissà, chissà. Sull'accendere. Ma no, no, è questa vita mia, è tutto quel che ho. Più breve lei sarà e più forte canterò. Allora, cominciamo a dare un senso a questa serata. Al mio tre, chi c'ha le mani libere, è pregato di seguirci. Pronti? Vorremmo sentire le mani. Su con le mani, vai! Forza! Bravi, bravi, buon lavoro! Allora, saluto a tutti i mezzi di informazione, al mio amico Pino Civiotto, la sua permette signora, Lino Valimeni con il suo braccio di sole. Da. Il nostro amico Mario Tosti. Buonasera, sì. Grande serata. Grande serata, molto bella. Molto, molto bella. Bella. E quanta gente c'è? Quanta gente c'è? Parecchia gente. Il sindaco di Amantea. Sono gemellato questa sera con il comune di Fuscaldo, un comune bellissimo che sta cercando di valorizzare questo bel paese insieme al nostro paese, un paese turistico come quello di Amantea. Noi per Rio sono un grande estimatore di Amantea, sindaco, ma quando facciamo una serata? Vediamo, in questi giorni sicuramente sarete il nostro ospite d'onore. Grazie, grazie. Allora ragazzi, dov'è il... A dove? Toto! Buonasera! Un solo saluto! Sindaco! Sindaco da Mandea, di Belmont! Come stai? Benissimo, dai! Ma ci siamo già visto! Tu facevi il vice sindaco l'assessore! Sì, facevo il vice sindaco, tu ci hai presentato la corrida belmontese. Quante persone c'era? C'era il pienone, c'era. 5.000 persone, so. Sì. E sì. Quando la facciamo di nuovo? Sì. Quando volete. Io cercherei ricordia, capito? Grande giovane sindaco, veramente, okay, complimenti. Grazie. Complimenti veramente. Bravo, bravo. Ciao. Bravo veramente. Allora ragazzi, io chiudo qua, va bene. E musi pupa! Ragazzi, divertite, ci sarà. Siamo numero uno. No, di accedere. A che ce la dici? No, siamo in diretta? Siamo in diretta, sì. No, non in diretta, no, registrate. Zio. Ma questa decina non tutto ne va, Allora, io Zio Pino lo seguo tutti i giorni su Facebook. È un mito. Mi voglio bene ragazzi, grazie. E il detto che mi piace di più è lavoro un gennè, ma vagabondo. E fanno figli! Grazie. Allora, lui fra poco si sposa, lo sapete? Quanto abbiamo ancora? 5 minuti. Allora, vediamo se poi riusciamo. Buonasera. Belle le zie. Chiudo qua. Buonasera. Io chiudo qua. Un attimo, su che voglio parlare un attimo con il sindaco. E chiudo questa. Noi facciamo presa diretta, non facciamo le cose. Complimenti veramente a questa bella serata. Lei è l'assessore. Con delega alle politiche sociali e del comune di Fuscaldo. Lei non c'era il 2011 però. 2011 no.
ero, visitavo il festival, siamo molto contenti e si vede che comunque è un evento riuscito, perché nonostante siamo a mercoledì, no? Perché oggi non è né venerdì né sabato, né domenica. È la prima giornata. È la prima giornata. Primo agosto, attenzione. Primo agosto, c'è tanta gente, sì, è pieno, l'avete visto anche voi, e quindi non possiamo che essere felici. Mamma, ragazzi, come corre il tempo quando si vengono con le vende. Grazie. Volevo un attimo, se c'era un attimo, il sindaco, se c'era, dov'è il sindaco? Allora, chiudiamo. Chiudiamo qua e poi ce ne andiamo, va bene? Ragazzi, chiudo qua, non è che morde, no? Ma chi è che morde? Allora, dov'è? Chiudo qua questa serata per dire grande, grande. Grande, grande, che meraviglia, ragazzi. Gigliotti, siete parenti. Siamo amici. Lontani, amici. Guarda che mare meraviglioso. Addio, sindaco. Stappano telefono. Aspettiamo un attimo il presidente, che lo pigliamo proprio all'improvviso. Per ci far capire. Per dire che il 2011. C'era anche il. Ce l'hai tu il 2011. Abbiamo aperto questa grande storia. Come no? Scusami. Il 2011 abbiamo aperto questa grande storia. No, certo. Abbiamo tagliato il nastro e poi ci siamo tornati. E va sempre migliorando. Sempre migliorando. Sempre migliorando di anno in anno. Poi quest'anno è un grande successo. Scusa, ma cosa si mangia? Quasi mangia. Siamo già arrivati, quasi inizia da grande amico. Grazie. Su tre puntate, però, che stavamo a capire. Quasi mangia da sempre. Dalle, si comincia a mangiare alle 6. Chiudiamo. Presa diretta, vieni qua, a casa il sudato, se fa caldo, a casa il sudato. Sindaco, piena, primo agosto, straordinaria serata. Signor, più contento io che tu, mi crede? Mi rendo conto che, come dire, questa iniziativa ormai ha raggiunto livelli straordinari. 2011, tu hai detto 1811, hai detto. Sì, vabbè, la stanchezza, sai, fa brutto, questi brutti l'emozione, scherzi. L'emozione no, di tanta gente. È la stanchezza. Piena, una bella cosa. La stanchezza, perché l'impegno è notevole, organizzare questa kermesse non è semplice, non è facile, però sono soddisfatto perché cresce ogni giorno di più, e quindi, come dire, la mia soddisfazione per questi risultati raggiunti, che sono straordinari e sono eccellenti. E quindi ci hai lavorato. Biagio, scusa. Ecco qua, scusa. Chiudiamo questa. Un attimo con il presidente, ci vuole chiudiamo con il presidente che ha avuto questa forzamento. Sì, questa. Sì. Allora, salutiamo il nostro pubblico. Arrivederci ogni giorno alle 15. Sì, ogni giorno alle 15. Come dire, la trasmissione di Pino è sempre una trasmissione eccellente. Vi aspetto qui a Fuscaldo, ai giorni di Alici, ma anche durante tutta l'estate, perché abbiamo un cartellone estivo di grande importanza, di grande validità. C'è da divertirsi, da stare bene, perché riusciamo a organizzare iniziative importanti che stanno dando grande lustro e grande successo a questo paese. Grazie sindaco, grazie. Alla prossima, al prossimo anno. L'ultimo, presidente, un solo minuto e poi ce ne andiamo, un solo minuto. Un minuto. Sì. Il 2011 abbiamo aperto con Eccellenza Cosentina alla provincia, ed è quest'anno abbiamo aperto il 2018. Sì. Complimenti, chi si volete? Sì, vi ringrazio tanto, questa è una bella festa. Ho visto che ci sono migliaia e migliaia di persone da quando è partita la prima volta. 8 anni fa, ad ora è diventata un grandissimo evento. Eccellenza. Davvero un'eccellenza. Grazie, davvero. Presidente. Buona, ci mettiamo una bella cena. Allora ragazzi, se vi è piaciuto, guardate, se non vi è piaciuto, domani alle ore 15, ciao. Con questa chiudiamo. A domani alle ore 15 sul canale di giornale. Ciao ragazzi.